Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a rispondere ad altri 4 test presi dal test d'ingresso alla facoltà di medicina anno 2021-2022. Sono i test ufficiali. Andiamo a rispondere alle ultime 4 domande di fisica. Domanda 57. Trascurando la resistenza dell'aria, si è V la velocità di fuga da un pianeta chiamato Y di massa M maiuscolo e raggio R maiuscolo per un certo veicolo spaziale vuoto che ha una massa pari ad M. Quale sarebbe la velocità di fuga dallo stesso pianeta Y per un satellite carico che ha una massa 1,44 per M rispetto a quello vuoto, quindi una massa maggiore? 5 alternative. La stessa velocità V del satellite vuoto, del veicolo vuoto di massa M, 1,2 volte V, 1,44 volte V, quell'1,44 il fattore che ci permette di avere la nuova massa, V fratto 1,2, V fratto 1,44. Allora, qual è la situazione? Un pianeta, qui schematizzato un po' alla buona, di massa M. Sulla sua superficie, posto un corpo di massa m minuscolo con una velocità di fuga v indicata qui in rosso con un vettore perpendicolare alla superficie. Sulla superficie dello stesso pianeta di massa m maiuscolo il nostro corpo di massa ms l'ho indicata, una massa superiore, massa del satellite, che è 1,44 volte la massa di m. Quindi la massa aumenta del 44%, diventa 1,44 volte m, come deve cambiare la velocità di fuga? Allora, direi di analizzare ciò che va a condizionare la velocità di fuga di un corpo dalla superficie di un pianeta di cui è nota la massa. Prima di tutto ci serve ragionare su quella che è la forza di attrazione gravitazionale, forza di attrazione universale, che lega due corpi di massa m1 ed m2. Questa è pari a meno g, meno come ci sta a indicare l'attrattività, la forza che ha natura attrattiva, g, la costante di gravitazione universale, m1 e m2, le due masse, il tutto diviso la distanza tra il centro di massa del pianeta e il centro di massa del corpo, m1 e m2, elevata al quadrato. Interessante è valutare anche il concetto di energia potenziale gravitazionale, che si può dimostrare essere pari a meno g prodotto tra le due masse fratto la distanza, quindi inversamente proporzionale alla distanza. Perché ho richiamato l'energia potenziale gravitazionale? Perché per determinare la velocità di fuga vado a utilizzare la legge di conservazione dell'energia. Diciamo energia totale, anche se considero due forme di energia, l'energia cinetica e l'energia potenziale gravitazionale. Trascuriamo gli attriti, trascuriamo la resistenza dell'aria. Come fase iniziale andiamo a considerare quando il corpo si trova sulla superficie del pianeta e quindi inizia il proprio moto di allontanamento dalla superficie del pianeta stesso con velocità v. Come fase finale, quando il corpo si trova a una distanza infinitamente grande rispetto al pianeta. Con queste condizioni abbiamo che l'energia cinetica nella fase iniziale è pari ad un mezzo per la massa per la velocità al quadrato. L'energia potenziale gravitazionale meno g, massa del corpo, m maiuscolo massa del pianeta fratto r, sto già indicando le masse e il raggio utilizzando le variabili proposte nell'esercizio, il tutto uguale all'energia nello stato finale. Nello stato finale supponiamo che a distanza infinitamente grande o comunque molto molto elevata l'energia cinetica a un certo punto sia pari a zero, il corpo abbia una velocità nulla, che l'energia potenziale gravitazionale anche questa andrà a zero. Stiamo attenti perché a denominatore abbiamo la distanza tra il satellite, tra il corpo e il pianeta stesso, stiamo considerando l'interazione solo tra questi due corpi,
Quando la distanza è infinita, questa quantità di energia tende a zero, ho indicato con R infinito, una distanza che tende a zero. In sostanza abbiamo che un mezzo massa velocità al quadrato meno g m, m maiuscolo fratto r è uguale a zero. Lavoriamo su questa equazione trasportando il termine che riguarda l'energia potenziale a destra e qui, punto interessante, è possibile semplificare m minuscolo dividendo entrambi i membri per m minuscolo. Questa è la massa del corpo, eh? Cosa ci rimane? Ci rimane che la velocità al quadrato, andando a moltiplicare entrambi i membri per 2, è pari a 2 volte g per la massa del pianeta fratto r, il raggio del pianeta stesso, se il corpo si trova sulla superficie e la sua estensione, il suo raggio è trascurabile, ma in ogni caso è trascurabile. La velocità quindi è la radice quadrata di 2g massa del pianeta fratto r. Cosa possiamo dire di questa velocità? Che non dipende dalla massa del corpo, dipende solo da R, raggio del pianeta, G, costante, quindi la costante gravitazionale, ed M, massa del pianeta stesso. Non dipende dalla massa del corpo. Quindi anche il satellite che ha una massa 1,44 m avrà e necessita di una velocità di fuga pari a quel corpo che ha una massa M. La velocità è la stessa, non dipende dalla massa. Vediamo il prossimo quesito che ci porta a considerare un po' di elettrostatica. All'interno di una sfera conduttrice di raggio R minuscolo, uniformemente carica positivamente, viene posta una carica negativa Q a una distanza R mezzi dal centro, quindi a metà tra il centro e la superficie. Come si muove? Se si muove la carica Q. 5 alternative: o non si muove, o lo fa lungo il diametro verso la superficie allontanandosi dal centro, oppure lungo il diametro verso la superficie ma passando per il centro, lungo il diametro per andare esattamente nel centro della sfera, o non è possibile rispondere alla domanda perché necessiteremmo dell'intensità sulla carica. Allora, la situazione è quella che ho rappresentato essenzialmente in figura. Carica di segno negativo a una distanza r mezzi dal centro, sfera conduttrice di raggio r. La carica elettrica, si tratta di una sfera cava, qui non è specificato, ma la carica elettrica si dispone sulla superficie esterna. Carica elettrica di segno positivo disposta uniformemente sulla superficie esterna. In due punti sono andate a indicare il vettore campo elettrico, dato che la sfera come corpo carico di segno positivo genererà uno spazio, nello spazio circostante un campo elettrico, quindi un campo di forze di natura elettrica. Il campo cariche di segno positivo ha verso uscente rispetto alla superficie. Perché considerare il campo elettrico? Per comprendere se la carica si muove o no, dobbiamo valutare se vi sono forze che agiscono sulla carica stessa. Forze di natura elettrica. La forza di natura elettrica è pari al campo elettrico che è in grado di imprimere la forza per la carica stessa, quindi per il modulo della carica su cui esso va ad agire. La cosa interessante è che all'interno della sfera cava il campo elettrico è zero, il campo elettrico è nullo. Il modulo della forza quindi è nullo. Se il modulo della forza è nullo, l'accelerazione è zero. Se la carica è ferma, rimane ferma. La carica non si muove. Non si muove questa carica all'interno della sfera. Vi richiamo anche quella che è l'intensità del campo elettrico in una sfera conduttrice cava. Questo è pari a zero se ci troviamo a una distanza inferiore rispetto al raggio, qui indicato con R maiuscolo. Se invece ci troviamo una distanza r minuscolo maggiore o uguale del raggio, sempre indicato con r maiuscolo, il modulo del campo elettrico dipende da che cosa? È direttamente proporzionale al modulo della carica, la carica distribuita sulla superficie sferica, inversamente proporzionale a 4 pi greco ed epsilon m, quindi la costante, e al quadrato della distanza.
Graficamente, se vogliamo rappresentare il variare dell'intensità del campo elettrico in funzione della distanza, abbiamo che entro la sfera tra 0 ed R il campo elettrico è 0, ha un valore massimo quando ci troviamo sulla superficie sferica, man mano che ci allontaniamo dalla superficie stessa, l'intensità del campo elettrico decresce e è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal centro. R non è la distanza dalla superficie, ma dal centro, della sfera carica. Questo era un attimo per essere un pelino più esaustivi. Andiamo alla prossima domanda. Ho un'asta conduttrice di massa M percorsa da una corrente I. Immaginiamo quest'asta con un certo spessore, ma diciamo anche trascurabile, quindi un'asta la cui lunghezza è ben superiore rispetto allo spessore, rispetto al diametro, percorsa da una corrente I. Si trova in un certo campo magnetico, indicato con B. In quale caso il modulo del vettore forza a cui è soggetta l'asta è massimo? Quando la forza dovuta alla presenza del campo magnetico e a queste cariche che si muovono entro il campo stesso è massima? Quando il campo è ortogonale alla corrente, quindi al verso in cui pensiamo scorrere la corrente, possiamo pensare a una corrente che scorre parallelamente all'asse dell'asta. Quando il campo magnetico è parallelo alla corrente, quando l'angolo tra il campo magnetico e la corrente è di 30 gradi, di 45 o nessuna delle altre risposte è corretta. Allora, pensiamo a quello che è l'espressione della forza dovuta alla presenza di un campo magnetico e a una corrente I che scorre in un certo tratto di asta di filo rettilineo di lunghezza L, quindi una massa uniformemente distribuita nel filo. La forza è pari al prodotto vettoriale tra I per L e il campo magnetico stesso. Ora, I per L è un vettore che ha modulo pari all'intensità della corrente per la lunghezza e verso dato dal verso di scorrimento della corrente. B è il verso del vettore campo magnetico nel punto in cui stiamo considerando la singola carica che costituisce il flusso di cariche. Dicevo prodotto vettoriale tra IL e B. Per determinare il verso di F possiamo usare la regola della mano destra, mettendo il pollice nella direzione dell'intensità di corrente, l'indice nel verso del vettore campo magnetico, a far sì che il dito medio perpendicolare al piano tra intensità di corrente e campo magnetico si manifesti perpendicolare alla mano, al palmo della mano, ecco, il verso e la direzione della forza è data da il dito medio, quindi direzione perpendicolare al palmo, verso dato da dove appunto il dito, dalla direzione indicata dal dito stesso. Ma per quanto riguarda il modulo, quando il modulo è massimo? Prodotto scalare. Il prodotto scalare ci dà in questo caso il modulo della forza F come modulo di I, modulo di L, B, intensità del campo, seno dell'angolo alfa. Dove alfa è l'angolo che ci viene citato nelle domande, è l'angolo tra il vettore campo magnetico e il vettore I, e quindi il vettore che ci indica il verso della corrente. Quando in modulo questa forza è massima? Quando il seno assume valori massimi. Il massimo per il seno l'abbiamo a 90 gradi, pi greco mezzi e men pi greco mezzi, meno 90 gradi, volendo considerare anche gli orientamenti. Quindi il massimo dell'intensità l'abbiamo quando vi è ortogonalità tra campo magnetico e intensità di corrente. In quel caso abbiamo che la forza esercitata sull'asta col sottile filo è massima. Vediamo l'ultima domanda, carina a mio avviso. Il peso di un ragazzo è di 600 N. Se quando sale su una bilancia all'interno di un ascensore, essa indica 630 N, l'ascensore si muove? In caso affermativo, cioè che l'ascensore si stia muovendo,
in quale verso si sta muovendo, come si sta muovendo. Si muove forse accelerando verso l'alto, si muove forse accelerando verso il basso, si muove verso l'alto con velocità costante, si muove verso il basso con velocità costante, non si muove, resta fermo. Allora, per rispondere a questa domanda, a mio avviso, si può fare riferimento anche alle esperienze personali dell'essere andati o meno in ascensore. Quando l'ascensore si muove a velocità costante, che lo faccia verso l'alto, verso il basso, non si hanno particolari sensazioni in termini di un peso apparente che uno va a percepire. Quando è fermo, men che meno, se non si muove l'ascensore. Qualcosa accade quando l'ascensore si muove. Pensiamo alla fase iniziale, ad esempio, quando l'ascensore accelera verso l'alto. Quando l'ascensore accelera verso l'alto, nelle fasi di accelerazione, prima che acquisti una certa velocità e la mantenga costante, la sensazione in fase di accelerazione verso l'alto è quello di sentire un contraccolpo che ci tende a spingere verso il fondo dell'ascensore, quel colpo che ci abbassa un attimo. Ecco, se sotto i nostri piedi vi è una bilancia, potete capire che la maggior pressione, la maggior forza premente sulla bilancia sotto i nostri piedi segnerà un valore superiore al nostro peso reale, causa questo contraccolpo. Quindi cosa può fare questo carissimo ascensore? Beh, si muoverà accelerando verso l'alto. Cerchiamo di capire però, volendo spiegare un attimo di più in poche parole, dal punto di vista fisico come funziona la faccenda. Allora, prima di tutto, se vi è un soggetto, una persona che ha un peso P, questo peso P è una forza premente sulla superficie della bilancia posta ai suoi piedi. La forza, la bilancia stessa, causa la pressione esercitata dal peso che si distribuisce sulla sua superficie, reagisce a questo stimolo, a questo peso premente, con una forza indicata con Fn, forza normale, la reazione normale alla stimolazione del peso. Ecco, la bilancia sul proprio display, se ha un display, indica il valore della forza normale, il modulo della forza normale, non tanto il modulo del peso, ma il modulo della forza normale. Se l'ascensore si muove a velocità costante o è fermo, quindi se l'accelerazione è pari a zero, il modulo del peso è pari alla forza normale, quindi la bilancia rileva il peso reale. Cosa succede invece se l'ascensore si sta muovendo con accelerazione costante verso l'alto? Allora, come sempre sulla superficie della bilancia, qui lo vedete indicato in blu, va a premere la forza peso che è applicata sul soggetto, M per G, forza peso dell'uomo, della persona, sulla bilancia stessa. In blu vedete indicata l'accelerazione dell'ascensore. Cosa succede quando l'ascensore accelera verso l'alto? Che di reazione, terzo principio della dinamica, il soggetto risente di una forza apparente, che è diretta in verso opposto rispetto al vettore accelerazione. Una forza che porta l'ascensore dall'alto verso il basso, lo accelera dall'alto verso il basso, agisce sull'ascensore, sull'umano, sulla persona posta sull'ascensore stesso, una forza apparente diretta in verso contrario, una forza diretta verso il basso. Questa forza diretta verso il basso, l'ho indicata con F apparente, si somma alla forza peso. La somma dei contributi di queste due forze ci danno il valore della reazione normale. La reazione normale è il peso, il valore del peso che andiamo a leggere sulla bilancia. Non è il peso reale è mg. Questo è un peso apparente, P-up, peso apparente. In questo caso il peso apparente è maggiore del peso stesso, è maggiore di M per G, perché M per G sommiamo la forza apparente. Ed è il caso dei 630 N che rileva il ragazzo contro i 600 N di peso reale. Cosa succederebbe se l'ascensore accelerasse, ecco, verso il basso? Beh,
che comunque sul ragazzo agirebbe la forza peso, qui rappresentata in blu, m per g, la forza apparente in questo caso, accelerazione dall'alto al basso, forza sull'ascensore dall'alto al basso, reazione sul ragazzo, una forza apparente dal basso all'alto. Cosa succede questa volta alla reazione normale? La bilancia registra la forza peso come forza premente sulla superficie, ma scontata, meno sgravata, della forza apparente. Della forza apparente. È un po' cosa succede quando immergiamo un corpo in acqua, eh? Solo che lì non è una forza apparente, lì è la spinta idrostatica, Archimede, Doggett. Comunque, in questo caso, la forza normale è pari al peso meno il valore della forza apparente. La forza normale è pari al peso apparente, il peso apparente è inferiore rispetto al peso, perché m per g, peso meno il modulo della forza apparente. Quindi, nel nostro caso, l'alternativa corretta è la prima, si muove accelerando verso l'alto. In questo caso, la bilancia registra un peso apparente che è superiore. Ecco, direi che posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace e commentate. Fatemi sapere come trovate questi test. Detto questo, vi saluto, buon proseguimento di estate e vi do appuntamento al prossimo video.